Che bello essere al centro involontariamente di un dibattito tra due posizioni opposte e sapere di non riuscire a dire niente di più perché le due posizioni sono posizioni inconciliabili in un certo senso, e questo non significa che non si debbano rispettare le parti, certo. Ma le posizioni sono inconciliabili ed è bello che sia così. Il dottor Nociti, che tra l'altro abbiamo scoperto essere anche, diciamo, della nostra terra, amico nostro, perché sono amico del fratello, ne dà una soluzione, mi permetto di dire, da medico, ricostruttiva, capace di ricostruire la cosa. Però evidentemente la tematica è molto più ampia. Credo che sia necessario dire due cose dell'autrice che potranno illuminarci in merito a questa vicenda, e anche di dire qualcosa della letteratura calabrese. In che senso? Io ho conosciuto Nuccia Benvenuto una cinquantina d'anni fa, ma l'ho conosciuta 6-7 anni fa, nel 2011, quando lei pubblica il suo primo libro, che non è un romanzo, è una serie di racconti inframmezzati da poesie, e si intitola I racconti del sogno. Vedete, quello era un periodo secondo me difficile dell'Italia della scuola, perché è vero che arrivò, immagino che tra di voi ci siano insegnanti o ex insegnanti, arrivò poi qualche preside. E qualche preside. Arrivò quella che passa alla storia come la riforma della scuola, la riforma Gelmini, che alcuni meriti sicuramente li avrà avuti. Però per quanto riguarda lo studio della letteratura dell'ultimo anno delle scuole superiori, faceva una scelta dirimente, terribile, e cioè diceva questo, suggeriva, non erano in posizione, suggeriva queste cose per quanto riguarda l'ultimo anno. Intanto cerchiamo di non studiare poeti dialettali, questa era una delle cose assurde, terribili, come se il dialetto non facesse parte della storia letteraria italiana. Escludeva gli scrittori del sud, escludeva, cioè poteva escludere tranquillamente che so Sciascia, Rocco Scodellaro, tanti altri, ma la cosa più terribile era un'altra, che escludeva le donne dallo studio della letteratura italiana dell'ultimo anno. Non tutte le donne, chiaro, no? Però si faceva una scrematura e le donne, tantissime donne, venivano escluse dallo studio della letteratura italiana del Novecento, per intenderci. Io, che non sono un insegnante, però vengo da studi comunque, diciamo, letterari, io sono un bancario in prevenzione da pochi giorni, mi sono sentito, mi lasciate passare il termine, mi sono sentito fottere quando ho sentito questa, quando ho conosciuto quella legge, che pure qualche merito lo avrà avuto su altri aspetti, su altri piani. Cioè, come si fa ad escludere, per esempio, autrici che invece bisognerebbe fare conoscere agli studenti? E allora che ho fatto, professore Livoli? Cosa ho fatto in quel periodo? Ho fatto una cosa curiosa, adesso ci penso io, per quanto riguarda la mia posizione e la mia forza. Mi sono messo a girare in tutte le librerie d'Italia, quelle che vendono libri che non si conoscono, eccetera, e sono andato alla ricerca dei libri di Anna Banti, per esempio, alla ricerca dei libri di altre autrici conosciute ma che venivano escluse, Natalia Ginzburg, Lalla Romano, Anna Maria Ortese, tutte queste autrici che invece sarebbero state mandate via. Allora, fatta questa cosa qui, ce ne sono tante altre naturalmente, mi fermo se no il ragionamento potrebbe assumere una piega di tipo politico che io non voglio dare al ragionamento. Tutto a posto? Sì, no, va bene, un po' di allergia, va bene così, grazie. Ci sta, la diretta a questo offre. In quel periodo io conosco una scrittrice bolivianese che si chiama Nuccia Benvenuto, la quale cioè ha il coraggio di scrivere un libro nel tempo in cui le donne vengono escluse dalla letteratura italiana. E per questo io dico, quello è stato un fatto importante, un fatto importantissimo. Ora, se devo fare un ragionamento sulla Calabria, ma mi pare che questo non sia forse la sede e il caso, dato che
il discorso tra di noi ha assunto una piega troppo bella perché io la faccia scadere a polemica. Però quando si dice, quando Beppe Rivoti chiede e dice ma c'è sempre questo rapporto con la madre, con il padre, che ritorna nei testi, nei libri delle tre autrici delle quali abbiamo parlato, e beh, ritorna, e noi dobbiamo essere contenti di questo, perché abbiamo a che fare con tre autrici che hanno capito qual è una delle stelle polari alle quali guardare. La stella polare è quello del chiarimento di una relazione che non è semplicemente quella tra padre e figlio nel romanzo, ma nella storia proprio dell'umanità. Bisogna che padri e figli facciano i conti. Bisognava, cioè negli anni 60, in un'epoca di grandi trasformazioni, che padre e figlia facessero i conti. Questo era il senso, questo era il ragionamento, e poi bisognava farlo in un certo modo. E Antonio, scusa un attimo, io però in questo contesto, Giovanni, scusa, mi sono ho memorizzato Antonio, però in questo contesto, Rossella, tu che pensi di quello che dice qua il dottore Torchiaro? No, ho fatto partire l'applauso perché comunque al microfono, perché scusate, visto che insomma se parte lei sa pure di questo. Esatto. Io ho seguito molto intensamente il suo discorso perché se vi ricordate il primo giorno quando ho parlato del mio libro, arrivata ad una certa età, avendo già famiglia, io non potevo più accettare imposizioni di nessun genere da parte di mio padre. E perché lui era abituato a battere un pugno sul tavolo per asserire che io così dovevo fare, e offendendo qualcosa, un sentimento che avevo per lui. Io sentivo già che mi sarebbe piaciuto tanto obbedire e basta a mio padre, ma certe volte lui non era autorevole, era solo autoritario. E quando ero sposata, avevo le figlie, io ho deciso di battere anch'io il pugno sul tavolo di Dio, sono capace anch'io. E lui l'ha sopportato. E mia madre mi ha detto: se tuo padre stanotte sta male, ricordati che è solo colpa tua. Quindi, allora, non solo un rapporto conflittuale uomo-donna, io credo che alla base di molti rapporti sbagliati, intanto ci sia la sessualità. Nella maggioranza dei casi i genitori vogliono assolutamente una figlia asessuata, mentre del maschio gioiscono che abbia fatto delle conquiste fuori di una donna, si vergognano. E se soltanto pensano, individuano in lei un certo sex appeal, è già da condannare. Questa cosa qua fa soffrire immensamente e non fa mai arrivare a un discorso chiarificatore. Ed ecco che io davvero, intanto studiando, per esempio emancipando in quel modo, io mi sono sentita libera di andare oltre il sesso della persona con cui discutevo, libera di spaziare attraverso la mia sessualità e anche quella degli altri senza toccarla, considerandola, tenendola lì, perché tutto poteva succedere, però andando oltre, non sentendomi mai invischiata né in pericolo. La sessualità mia, quella degli altri, di chi mi stava di fronte, era gestibile col discorso, con la conoscenza e con l'eliminazione di quei dogmi che non dovevano essere assolutamente superati. Il discorso tra padre e figlia, e per me era il massimo, io ci tenevo molto, mio padre era capace di parlare con me. Fu lui a dirmi un giorno che guardavo il mare, tristemente, dietro di me a dirmi: sei molto triste, lui non ti ama, altrimenti adesso lui sarebbe qua, lascialo, lo puoi lasciare, io non ti dico niente, lascialo. Allora, mio padre, più che mia madre, eliminato anche lui quel varco, che comunque ci limita in tantissime cose, proprio di amarlo profondamente il padre, mio padre mi ha detto questa cosa, mi ha liberata, mi ha voluto liberare, mi ha voluto aiutare, una cosa che mia madre non ha mai fatto, non so se per paura, ok, e comunque di mezzo c'è sempre la sessualità. La gente di prima che non faceva i conti con le sue debolezze doveva essere allontanata anche dalle figlie, e mia madre credo che abbia fatto questo. Mia madre deve aver temuto che io, che avevo voglia di studiare, che comunque mi facevo notare, potessi interessare troppo a mio padre. Questa scoperta è stata terribile.
perché io davvero ho cercato di essere libera il più possibile con la cultura. E quando il dottore prima ha detto, non è che, perché l'ho scritto anch'io quello che ha scritto lei, questa storia, allora io non è che trovassi giustificazione, però io trovavo un nome per ogni cosa che provavo che veniva condannata dai miei. E caspita, io ho detto, ma sì, allora io sono giustificata, non sono io fuori tema, non sono io una persona sbagliata, io sono una persona. Io ho imparato ad amarmi attraverso soprattutto i classici greci. Io non posso fare a meno di rinnegare la mia cultura greca, i miei libri, io ho sempre viaggiato e viaggio tuttora sempre con un libro dentro la borsa, con un libro. Io devo leggere, devo imparare, devo far scaturire le mie altre cose. Dopodiché, scusate, faccio una nota personale verso il dottor Nociti. Io lavoro all'ospedale di Monza da 36 anni, ho conosciuto dei Nociti, come si dice, primari di chirurgia seconda. Si soffre. Mi sa, non siamo belli. Non siete parecchi. Lo so chi è, perché tramite Facebook, tramite... Sì. Da noi Nociti è un nome molto importante anche, ma anche da noi. E non solo da noi, ma anche da noi. No, anche se... Posso dire una cosa perché mi ha anticipato? Sì, scusate che ora... No, mi sto già permesso. Sì. Per cui non volevo colpevolizzare la mamma. No. Però dobbiamo capire che la mamma di allora, la donna di allora, la moglie di allora, per un fatto culturale era stato vivere in quel modo, non era facile, quindi è stato un percorso, un processo che diciamo l'umanità ha portato alla fine dei giorni nostri. Però volevo portare un esempio personale questa volta, perché mi ha colpito molto, per questo mi ha colpito tanto il libro, mi sono rivisto, e poi per quello che ha detto mi ha l'arte della maieutica, mi ha tirato fuori. Io avevo un amore sviscerato per mio padre, però vi posso raccontare una cosa, ho preso 30 lodi in anatomia, per noi in medicina da fare il primo grosso esame in anatomia, chi fa l'anatomia si sente già medico, avevo preso 30 lodi, torno a casa, papà contento, sorridente, ma ho preso 30 lodi, mio padre si gira, hai fatto solo il tuo dovere. Vi posso dire che in quel momento per me era l'uomo che odiavo più di qualunque cosa al mondo. Certo, poi accanto c'è stata mia mamma che mi ha preso dei soldi, ah, vatti a divertire, la mamma che... Però questa è stata una cosa così traumatizzante per me che l'ho riportata sempre nella mia vita. E all'inizio mi ha fatto male un po' dentro, però poi, maturando, capendo le cose, io ho pensato che se non ci fosse stato mio padre, forse neanche avrei studiato, non mi sarei neanche laureato. Cioè, mio padre, sa quando mi sono riconciliato io con mio padre? Quando l'uomo ha iniziato ad avere, mentre io ero diventato uomo, lui iniziava ad avere la sua fragilità. E allora si è aperto con una dolcezza, con una sensibilità che quasi ancora ora mi commuove, perché ero io diventato il padre e lui era diventato il figlio. E in quel momento io mi sono sentito essere una persona. Ve lo aggiungo, mi piace la forma che ha preso l'evento, questa forma dialogica, diciamo, e di rimbalzo. Ve lo aggiungo che tutto è relativo. Nel senso che quando mio figlio tornò a casa e mi disse che aveva preso 30 lodi in chirurgia generale, quindi è chirurgo generalissimo nel mondo, io gli dissi bravo, perché evidentemente a chi ha un bel risultato anche il riconoscimento fa piacere, ma tutto è relativo, questo io volevo dire. Importante invece, per ritornare al discorso generale, perché se noi andiamo nei dettagli del libro non ne usciamo fuori, l'importante è le scrittrici, le tre scrittrici, diciamo così, e spero le scrittrici del Sud e le scrittrici dell'Italia, anzi le scrittrici dell'Italia, le scrittrici della Calabria del Sud devono essere scrittrici d'Italia. Facciamo queste battaglie, affrontano il tema dell'essere donna nella maniera giusta, lo affrontano a testa alta,
perché hanno bisogno di riconquistare non il piccolo cabotaggio, ma hanno bisogno di riconquistare di conquistare una dimensione che evidentemente non hanno mai avuto. Lucio è benvenuto, dicevo poco fa, sempre per a beneficio della chiarezza, Lucio è benvenuto, scrive il primo libro in cui descrive il rapporto tra uomini e donne in una maniera secondo la quale le donne, anzi gli uomini, sono coloro che sottomettono le donne. Cioè l'uomo è ancora visto come l'altro, come il nemico. La scrittrice poi vive un processo di maturazione, se non che nel secondo libro le cose cambiano. L'uomo con l'uomo si può ragionare, si possono fare conquiste e non per questo vedere l'uomo come nemico. Poi c'è un terzo libro, un libro bellissimo, scritto nell'acqua, si intitola, che ha sempre come punto di riferimento iniziale la Calabria, ma che si sviluppa poi per tutta l'Italia, per Roma, eccetera, in cui la donna ormai ha preso consapevolezza di sé, ma sa, ed ha in quella consapevolezza, sa pure che il rischio è sempre molto alto, perché la donna, carissimi amici, vive una condizione non di minorità, ma di handicap, di maggiore difficoltà. Questo è un dato oggettivo e questo lavoro continua ad andare avanti a progredire. A progredire nel senso che poi viene fuori quest'altro libro in cui ognuno dà una propria visione, diciamo, lettura, però stiamo procedendo, cioè c'è una maturazione intellettuale ed interiore della scrittrice che porta a queste discussioni. Cos'è che io voglio dire alle scrittrici calabresi, riprendendo il discorso di poco fa? Non cadiamo nella trappola di parlare necessariamente, non cadete nella trappola nella quale stanno cadendo gli scrittori uomini calabresi, di arrivare al successo, oggi che gli scrittori calabresi più o meno stanno conoscendo il successo, di parlare di temi triti e ritriti. Voi non avete l'obbligo di parlare per forza della donna che sta rinchiusa in casa, dell'odore del pane, dell'attesa del marito che emigra. No, 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 questa è una cosa che noi dobbiamo lasciare perdere, perché ci sono fior fiori di scrittori calabresi che vivono ormai di una rendita, vivono cioè del fatto che, poiché io parlo del grano, del ritorno dell'emigrante, eccetera, io ho venduto per certo un numero altissimo di libri presso Mondadori o presso Feltrinelli o presso altri editori importanti. Invece le donne che non sono cadute in questa trappola e che sono in un numero molto inferiore rispetto agli uomini, scrittori calabresi, scrittori italiani, non devono cadere in questa trappola, perché si rischia invece che le battaglie che sono state fatte negli anni e che si stanno facendo non diano alcun risultato fecondo. Le donne quindi devono alzare la testa e gli uomini le devono seguire nelle loro battaglie, proprio perché facendo la battaglia della donna l'uomo fa la battaglia per se stesso. Se noi riusciamo a capire questa cosa, probabilmente abbiamo capito il senso della letteratura. La letteratura non si mette un cappello in testa, non si mette un cappello in testa e dice: io devo parlare del problema sociale, devo parlare del problema politico. No, 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 no. Io devo parlare di ciò di cui mi sento di parlare. Poi si possono parlare anche del pane caldo, d'accordo, però se è nelle mie vene, se è nel mio sangue questo. Se no io devo essere libero, perché la letteratura, per definizione, la poesia, la scrittura, la narrativa, per definizione, è libertà. Allora, ovviamente qualcuno vorrà fare qualche domanda, vorrà chiedere qualcosa, perché gli interventi così lei, tu sarai anche parte attiva. Nell'attesa, insomma, io cammino tra di voi, vedete le immagini che ci sono alle nostre spalle. E naturalmente ecco questa accoppiata che abbiamo fatto di Pierfilippo Cucca e appunto Francesco Locoteta. In effetti, perché abbiamo
concetto i volti di donna, perché i volti di donna, lo dice anche Freud, il volto è l'unica parte nuda che è il primo approccio che noi abbiamo con le persone. Di conseguenza, essendo la pelle, no, il punto di contatto con cui noi comunichiamo, diventa naturalmente referente dell'identità della persona. Di conseguenza, nella fantasmagoria dei colori, nel caso praticamente di Francesco Locoteta, come voi potete vedere, ecco, questi paesaggi in cui quest'araba fenice dietro in lontananza indica proprio la concezione di rinascita continua dell'essere femminile, e poi ancora una volta si alterna in questo essere diabolico per Filippo Bucca, che con l'aerografo indica quella che è l'impalpabilità della resa pittorica e cromatica, ma al tempo stesso l'accentuazione di atteggiamenti fisionomici che rendono questa immagine, caro Enzo, come tu puoi vedere, indica l'essere diabolico e doppio della donna del nostro tempo, e questo variare tra l'adolescenza e la maturità. Guardiamo, ecco, le varie immagini, le varie positure di queste donne, sempre per Pierfilippo Bucca. Ancora andiamo avanti, ecco, questo atteggiamento ieratico come santa bellezza poi è diventata immagine e icona, no, di una religiosità in cui il corpo diventa poi parte integrante. Dico santa bellezza perché l'immagine, no, la rende poi un po' quasi castica come elemento referenziale, sempre per Filippo Bucca. Guardate l'idea della danza e di questa immagine che si sfalda nell'aria, tanto per identificare la velocità con cui, ecco, questo effetto aerografato va a identificare il corpo stesso. Andiamo avanti. Se questa donna, questo essere diabolico, la mela, ci riconduce poi a quella che è la forza primogenea, no, del tutto, ancora una volta Pier Filippo ha identificato questo aspetto demoniaco. Una cosa, la mela rappresenta il male, e vedi la mano già, la mano deforme, sì, il braccio deforme, poi piano piano invece torna la bellezza. Sì, bravo, sì, sì, perché poi questa mano è demoniaca proprio in tutti i suoi aspetti, lo potrai, possiamo fare le presentazioni insieme. Andiamo avanti, ancora la fissità dello sguardo e anche questa precarietà che avviene nella zona sinistra, ecco, che si sedimenta nella zona sottostante delle immagini, sempre per Pier Filippo, e poi per Francesco Locoteta, come voi potete notare, è il quadro qui alla mia destra, la concezione, ecco, della nascita e l'identificazione di questo profilo più maturo, diciamo, poi dimostrano questo doppio rapporto che vi può essere tra la fissità dello sguardo e diciamo la fase embrionale della nascita, mentre tutto è da ricostruire, tutto è architettonicamente perfetto ma non ha una sua identificazione. Andiamo avanti, e poi sguardo, ma anche la femminilità, sempre per Francesco Locoteta, in questo gioco di elementi poveri, questo ready made che equivale proprio all'esaltazione non della figura ma dell'accessorio della figura stessa. E andiamo avanti, per Filippo, grazie. E poi ancora una volta questi giochi di Salome che si incastrano nello sguardo, quindi come la persona comune poi diventa elemento referente da trattare pittoricamente, e mi sembra che le immagini continuano appunto, poi la mostra è bella da vedere. Questi sono un applauso ai nostri due artisti che hanno dato una piccola parte di sé. Io ora sono convinto che appena scendo da questa diciamo quarta parete ci sarà, io non so da chi devo iniziare perché mi spavento di tutti, ho paura. Prego. Sì, a parte non lo so, decine di considerazioni che vorrei fare, cercherò di essere brevissima, e chiedo alla professoressa, alla nostra autrice, quanto invece costa urlare la nostra sofferenza. Queste lacrime, io non ho letto ancora il libro, ma vi riprometto di farlo. Quanto ci condizionano, soprattutto tenerli in soffocare.
è la lotta che poi porta alla liberazione sempre di Rigoletto, che incide nella nostra visione del futuro, perché non tutte sono capaci di arrivare come ha fatto lei, con questa forza di volontà, questa essere così positiva e imporsi. E poi una cosa brevissima, io penso che ci siamo uomini e donne come divini, quindi i difetti e i pregi dovrebbero essere comuni e dovrebbe essere comune il nostro percorso. A me dispiace moltissimo sentire parlare di contrapposizione di genere. Sono ultra cinquantenne, lo sento dire da quando avevo 16 e mi pare che non sia cambiato molto. Io non devo lottare per impormi, per lavorare, io partecipo con mio marito partecipa con me alle lotte quando si fanno per le donne. Dovremmo andarci insieme, perché mio padre è il mio primo fidanzato, mio marito è il padre di mia figlia. L'interesse a difendere la posizione della donna è comune. Grazie. Rispondiamo al microfono, se ve lo potete, in modo che io rimango da qui e non rispondete, e poi facciamo altri interventi che ci sono sicuramente. Posso dire una cosa? Si è contraddetta, le chiedo scusa. Sa perché si è contraddetta alla fine? Perché se la donna deve essere difesa, già lei la mette in una posizione di subalternità. E certo, se dobbiamo lottare, ha detto, insieme per difendere la donna. No, la vera donna non è, anzi, diciamo le cose come stanno, le donne oggi, perché poi è un falso mito questo, le donne oggi, per capacità, per intelligenza, per opportunità, sono migliori degli uomini. Oggi il sesso debole, se andiamo ad analizzare, è l'uomo. Questo è un mito che esisteva una volta, ma proprio una donna che è riuscita ad emanciparsi, allora, fra un uomo che vale e una donna che vale, sai chi viene apprezzato di più? La donna che vale, perché vale di più dell'uomo quando vale la donna. Quindi è un momento, ecco, io sono più di lei vicino ai generi, che sono uguali, che non... No, adesso non lo so pure io, perché poi rispondo. Perché è facile la sua posizione. Aspetta fino alla fine, adesso poi... Adesso posso parlare, no? Sì, però non la vorrei mettere in difficoltà. Non la vorrei mettere in difficoltà. Voci alle donne. Voci alle donne, sì. Ma voi grazie. Ma la vorrei mettere in difficoltà. Tutto questa bella chiacchierata che ci siamo fatti. Sì, vorrei rispondere. No, vediamo. Si fa... Ancora. No. Qual è il suo senso di colpa? Siamo ad una seduta psicanalitica, no? Vorrei prima rispondere alla signora, prima di tutto buonasera, finalmente visto che ho un po' di voce in capitolo dopo aver scritto il libro, naturalmente. Io sono felice di aver dato luogo a questa discussione, questa diatriba così accesa, e questo è molto gratificante per chi scrive, perché mi fa capire che in un libro, cosa di cui sono sempre stata convinta, ognuno poi trova una parte di sé, quindi trova quello di cui ha bisogno, che scatena un dialogo con se stesso, un confronto o a volte anche uno scontro. Quindi sono venute fuori insomma parti diverse che secondo me poi non sono così inconciliabili, perché magari ognuno può avere una parte di verità. Però vorrei partire dalla domanda della signora e rispondere che costa moltissimo questa ricerca di se stessi e della libertà, così come Dolly Palumbo. E a volte non basta nemmeno una vita per riuscire a raggiungerla. Quando sei al momento che pensi di poi bisogna ricominciare tutto da capo, ma sicuramente quando la strada è tracciata, il mio secondo romanzo si intitolava Il romanzo di Penelope.
europee. E quindi c'era questo viaggio, così come diceva Giovanni Torchiaro prima, questa apertura verso la meta, e quindi mettersi in viaggio già un punto di partenza. A volte il viaggio non finisce, a volte continua, quindi pesa molto. Poi è molto condizionante, certo, perché a volte non ci rendiamo conto di come siamo condizionati dagli stereotipi, dai cliché, dalle tradizioni, quindi da quelle abitudini che sembrano quelle di tutti, ma che in realtà poi non ci appartengono. Quindi l'olli balumbo, che è la capatosta, come dicevamo prima, che è uno degli aspetti secondo me più qualificanti di questa protagonista, che sicuramente ha molte parti di me, cioè la sensibilità e anche il dolore, dottoressa, però soprattutto approfitto anche per fare un po' la sintesi, anche l'inquietudine e l'insofferenza, e quindi la capacità di, anche fin da piccola, di dire, di desiderare qualcosa di diverso, quindi di voler cambiare. E naturalmente questo ci porta a guardare il domani con maggiore ottimismo, quindi a pensare che si può cambiare se si vuole. Il problema è decidere di cambiare, quindi queste rivoluzioni che, dottore, sono, attraversano l'Europa, attraversano le grandi città, le isole, le università, e magari le piccole bambine di paese non pensano di non fare le rivoluzioni, in realtà hanno già deciso di farla, e quindi c'è un segno, no, di un seme che può, poi te lo porti dietro per tutta la vita, e magari poi a un certo punto comincia a germogliare. Allora, altre domande, così riusciamo a presentare la filata, ti prego. Io ho visto che si sono aperti molti fronti, ma moltissimi, tanti che diciamo è difficile raccapezzarci un po', però io quello che posso dire, pur non avendo letto il libro, questo è un handicap, parlare senza aver letto il libro, in ogni caso dal confronto delle tesi posso dire una cosa, che le donne che in queste tre sere hanno, sono state qui con noi a dibattere e che hanno scritto, sono in qualche modo datate, cioè in che senso? Sono quelle di una certa generazione che ha vissuto il momento di passaggio, di crisi, che proprio si genera nel momento degli anni 60-70. Cioè il momento di crisi è stato acutissimo e dobbiamo dire che bisognava che fosse in quel modo per poter distruggere quello che era incrostazione in una società. Poi il fatto che sia fallito nella parte successiva, proprio perché probabilmente la stessa generazione, che poi è anche un po' la mia, no? Datata, non ha forse sbagliato nell'essere con i figli a propria volta diversi da come loro avevano subito quello che si è subito come tipo di prototipo di famiglia. Per cui io quello che ho potuto notare è un filo luce, anche pur nella diversità delle tre componenti, delle tre scrittrici, che è quello del processo faticoso di identificazione. E qui torno un po' forse a essere anche vicino a quello, all'interpretazione un po' medica, psicanalitica, psicologica che ha dato il dottore, la crisi di panico, cioè il sentirsi in colpa perché quando si è troppo giovani non si hanno gli strumenti per poter capire fino a che punto si è nel giusto e non nello sbagliato, nell'errore. E allora da qui il senso di colpa, da qui le crisi di panico, che sono delle crisi veramente da curare anche farmacologicamente. Ma siamo, poi ci sono stati dei casi che io, per esempio, la signora che è andata via, la scrittrice, e lì sono casi che io ho giudicato, ma sempre dal dibattito, perché non ho avuto la fortuna o l'occasione di poterlo vedere prima, di poterlo leggere prima. Mi pare che lì c'è stato veramente un fatto traumatico, nel senso proprio di un caso quasi traumatico, perché c'era un fatto di violenza fisica, e penso che nessuno di noi abbia avuto questo tipo di esperienza, se non in casi molto particolari e eccezionali. Quindi ritengo che sia un'esperienza legata ad una data, anche ad un vissuto storico, che è quello degli anni 60 e 70. Questo per quanto riguarda
la scelta anche dei contenuti, perché in fondo tutte e tre le donne seguono un filone autobiografico, che è poi quello del processo di identificazione. Significa che è stato un processo importante che li ha portati a diventare diverse. Questo penso che. Poi un'ultima cosa, perché ci sarebbero altre cose da dire, cerco di essere. Non sono molto d'accordo con quanto ha detto il. Mi consenta, perché prima di tutto le donne nell'ambito della letteratura italiana sono state quasi ignorate per tutto il panorama, fino ad arrivare poi al 900, ma non vedo questa attenzione, questa valorizzazione nei circuiti culturali ampi. Noi parliamo e questo vale anche per negli altri ambiti, per esempio nelle arti figurative, cioè i nostri circuiti culturali del sud sono periferici e le scrittrici, io penso che siano, rimangono un po' marginali, ma proprio per un fatto di circuiti e di editoria che al nord ha un peso, qui c'è un altro peso. E quindi non vedo questa cosa che le donne debbano scrivere, fare, o si affermino a livello di scrittrici. Io, per quanto mi consenta, non vedo questa valorizzazione a livello editoriale delle donne. Poi per la riforma Gelmini ci sarebbe molto altro da dire, è meglio che evitiamo, perché andare su queste strade pericolose. Vabbè, dico, ho dovuto stringere un pochino le cose, però insomma questo è quello che è emerso, penso, per quanto mi riguarda, dal dibattito, diciamo. Allora, vogliamo rispondere, volete rispondere, non so chi risponda alla fine, così non c'è, sì, parte anche tu, non c'è. Tanto c'è. No, perché sono abituato, quindi non lo devo concludere, no? I pezzi grossi chiudono alla fine. Insomma, allora rispondi, Lucia. Una cosa volevo dire, che intanto mi trovo perfettamente d'accordo su tutto quello che ha detto. Poi la responsabilità, questo se arriviamo a la responsabilità è di addolorata in quanto tale, perché, come giustamente hai detto tu, il cambiamento è necessario, però chi è che sopravvive da sempre? Sopravvive l'uomo che ha migliore capacità di adattamento. Questo ci ha portato, questo è il concetto di evoluzione oggi, e lei capacità di adattamento ne aveva pressa poco, zero. Cosa diversa per farle capire, diceva, perché dice questo? Chi era la cugina Perla? Perla se l'è preso subito a Rocco, non ha pensato due volte. Perla ha coronato il suo sogno, si è presa Rocco e se ne è fregata della cugina, perché la cugina gli aveva raccontato tutto. Quindi possiamo essere d'accordo o non d'accordo sull'azione, però per lei, per Perla era la sua felicità quella. Quindi ha detto a un certo punto, per me il cambiamento vuol dire prendermi Rocco, me lo prendo e me ne vado in Germania. Quindi ecco perché la responsabilità è esclusivamente sua, non solo, è doppia, perché quello era il suo sogno, bene, quando se ne va un sogno, proprio perché sono sogni, deve avere quella capacità di ricostruirne un altro, cosa che lei non ha fatto. E con questo ho chiuso, grazie. Allora rispondo dall'ultima domanda, poi ritorno alla prima, che è la ricostruzione che ci sarà nel seguito del romanzo, perché non è finita qui. Ah, non lo poteva dire. E questi sono solo gli anni 60 e 70, quindi arriveranno gli anni 80. Poi volevo ritornare alla prima domanda, qual è la colpa? E qui forse, non lo so, sarò un po' pesante, ma forse per noi donne è la colpa di essere nate donne, perché... Questo è stereotipato. No, che c'è un minimo di verità c'è, e poi sicuramente dipende dai contesti, però nel contesto di Dolly Palumbo, così come poteva essere qualsiasi altra casa in un qualsiasi altro paese calabrese, perché no? Più figli maschi nascevano meglio era. Non è il mio caso, perché io ho due fratelli maschi, sono in mezzo tra due fratelli, quindi non mi riguarda in maniera personale, ma sicuramente nel mio paese la tradizione era questa: quando nasceva una figlia femmina era quasi un lutto, perché poi bisognava pensare a sposarla e poi bisognava tenerla in casa
chissà quante altre, bisogna farle credo, bisogna pensare a tante altre cose. Quindi non credo di dire poi certo. Ci sono altre domande di qua e poi vado via perché sì, allora. Ingegnere Basile, Stefano. Buonasera, allora, intanto è un vero piacere ritornare che mancavo da un po', quindi io ricordo in altre occasioni la verba del dottor Cusini, quindi lo seguo, mi piacciono i suoi commenti a caldo. Complimenti alla scrittrice, approfitterò per diciamo questa sera, prenderò il libro, ecco, così avrò modo di constatare tutto quello che è stato detto e mi farò una mia idea, perché come si è detto prima, ovviamente ognuno nella lettura di un libro dà sempre la sua lettura, che dipende da come si è e quello che si vuole o si vede, insomma, si vuole vedere. No, le volevo chiedere, questa, la protagonista, quindi Dolly, ho sentito, io purtroppo, come altri hanno già detto, non avendo letto il libro, mi appiglio a quello che, insomma, che quelli che sono stati i commenti e le critiche. Quanto secondo lei, o comunque quanto ha voluto trasferire questa donna, quanta debolezza e quanta forza, intesa nel rapporto, ecco, visto che si è parlato del rapporto con i genitori, quanto lei ha voluto trasmettere al lettore quello che era il rapporto conflittuale, se c'era, e con quale dei due genitori, perché ho sentito due versioni completamente diverse, vorrei capire quale, se c'era l'intento o comunque se nasceva questa esigenza da parte sua in questa direzione. Non so se sono stata chiara. Sì, sì, è stata chiara. Beh, il rapporto conflittuale con il padre, ma con il padre perché per la figlia femmina non sono io a dirlo, potremmo scomodare. E del resto il padre rappresenta sempre il maschile, quindi ci confrontiamo con il primo partner della nostra vita, e anche la scrittrice che prima ha fatto l'intervento ha tirato fuori in ballo la sessualità, giustamente, tutto quello che ne viene fuori, quindi è da lì che poi parte la nostra storia, e quindi ci portiamo dietro magari un modello sbagliato, perché un po' come fa Dolly poi con Rocco, no? È giusto il discorso dell'utopia, perché lei insegue questo amore che poi è un ideale, perché lei è una bambina, non sa nulla dell'amore, però vede questo ragazzo più grande e ci immagina sopra una storia, cosa che è assolutamente neanche, come dire, accettabile. Eppure noi donne spesso abbiamo questa sorta di malattia, tra virgolette, nel senso che ci innamoriamo dell'idea dell'amore, quindi vorremmo essere amate, poi non ci sentiamo mai amate abbastanza e non troviamo quindi mai uomini che ci amano abbastanza. Non so se le donne in sala, alle donne in sala... Sono... paranoia. Come? Un altro intervento, vi chiedo scusa, così riusciamo a fare parlare tutti, che siamo in faccia. Sono una riflessione. Magari svesti i panni del medico, solo da uomo vogliamo riparare adesso. Prego. Io volevo fare una riflessione. In questi tre giorni, Presidente, segna solo. In questi tre giorni si è parlato spesso dei genitori che sono inadeguati, sono assenti, non sono assenti. Però c'è una situazione, la scrittrice ha parlato degli anni 60, abbiamo dimenticato 1960, inizio del boom economico, Olimpiadi di Roma e tutto il progresso. Quindi il progresso ha portato la prevalenza del dio denaro. Collega, quanto è importante il dio denaro in tutto questo periodo? Beh, in effetti la mamma di Dolly. Perché secondo me una volta la povertà univa, la ricchezza divide, o no? La mamma di Dolly aveva tutto. E poi la cosa più importante, non dimenticare, la cosa più importante, la parola donna deriva da domino, che significa padrone, o no? Beh, se vogliamo fare un discorso adesso sulla società matriarcale non avremo tempo, no? E non, per quanto riguarda il discorso del boom economico, se si legge il libro, è messo in evidenza proprio questo aspetto, perché la mamma di Dolly aveva tutto in
casa, aveva il frigorifero, la lavastoviglie, la televisione, la radio, il marito aveva l'auto, però il marito la tradiva. Il marito la tradiva, lei soffriva di gelosia, era questa la sua malattia. Quindi forse non aveva quell'attenzione che la donna meritava, quindi a volte il denaro non ci può e non è un luogo comune, perché lo sappiamo bene che lo dicevamo anche prima per i figli e i genitori, no? Magari i genitori vogliono compensare le loro carenze appunto con chissà che cosa, regali, e la stessa cosa può valere per le donne e gli uomini. E colgo l'occasione per quanto riguarda il discorso dei libri, no? Perché all'inizio era venuto fuori questo fatto che c'è la cosa che non ti era piaciuta, perché i libri, consentitemi, non sono la stessa cosa degli strumenti digitali che abbiamo oggi, che se usati sono eccezionali per le nuove generazioni, non solo per noi che siamo un po', non abbiamo quella velocità, quell'elasticità, ma i libri sono un'altra cosa, perché i libri ci fanno viaggiare, ci stimolano, ci danno idee. Io scrivo perché ho letto molto, e non è vero che possono scrivere tutti, scusate, o si può scrivere però diversamente, perché il patrimonio della letteratura è importante, ti aiuta ad avere nuove prospettive, ti apre vie diverse che tu non immagineresti. E io in realtà, visto che stasera stiamo parlando un po', sta facendo un po' da specchio questo libro, ed è uscito da poco perché l'abbiamo presentato 2 settimane fa al Castello di Gorigliano, e quindi non ho avuto neanche io modo di rielaborare bene, cioè io mi rendo conto che io ho cercato me stessa in tantissime cose che poi alla fine sono confluite in questo libro, vale a dire che so la religione, perché c'è il discorso conflittuale con la Chiesa da parte di Dolly, la musica che è una parte importante, e questo ideale dell'amore, la psicologia, diciamo che poi è un po' la psicanalisi, no? Questo rapporto con il profondo che viene fuori, quindi poi è la filosofia, che è quindi un po' la struttura razionale della rigidità che fa pugni con la creatività, con la fantasia, quindi c'è questo conflitto tra leggerezza e pesantezza, tra vecchio e nuovo, tra rivoluzione e sottomissione, tra tradizione e insomma e tutto quello. Quindi sicuramente tutto questo poi è rappresentato dalla scrittura, quindi grazie per avermi fatto capire anche questo, perché poi sono i lettori, no, che danno a chi scrive, non solo lo scrittore che dà agli altri. Bene, io direi che veramente la serata, ancora una volta stasera abbiamo raccontato un'altra storia di donne. Noi ringraziamo l'autrice per quello che ha dato anche alla serata, così come il nostro dialogo a tre stasera, Teresa Guarimeni Cordova, Giovanni Turchiaro ed Enzo Nocivi, con l'ausilio magari di tornare a parlare di quello che è la continuazione del romanzo. Devo dire che questi 3 giorni sono stati intensi, ricchi, e abbiamo conosciuto 3 identità di donne che ci hanno, in ogni caso, perché dico in ogni caso? Perché siamo dalla parte del sì, del no, la differenza, la diversità unisce, dicevamo prima, caro Enzo. E quindi io credo che stasera ci siamo arricchiti ancora di più. Io Ruccia l'ho conosciuta 4-5 anni fa, perché dovete sapere che nella zona del Cosentino, cosa che Ruccia né il dottore Torchiaro, quindi la signora, la professoressa Strano, per certe cose ha ragione, perché il dottore Torchiaro non sa che noi come città Reggio Calabria, per quanto riguarda la scrittura e la poesia, rispetto alla zona del Cosentino abbiamo un'altra estrazione. In che senso? Nel senso che lì io vi ho toccato con mano, perché sono venuto tantissime volte a fare degli eventi condivisi, avete una coesione e credete nel valore sociale e umano e divulgativo della poesia e della scrittura. Fate squadra,
cosa che da noi non avviene, sia per la poesia, sia per la, per quanto riguarda la saggistica, ma anche nella vita sociale. E c'è stato un periodo, e concludo, in cui in questa città si parlava di scrittura e di poesia solo perché veniva il professore Pino Malli, che portava questa ventata di nuovo e che ci faceva capire che cosa stava accadendo nel resto dell'Italia. Io avevo 22 anni, ora ne ho 47. Sono così vecchio. Ma, caro mio, è un periodo storico che a voi manca naturalmente la concezione, e in cui io ricordo le donne che scrivevano in quel periodo storico, qualcuno poi le conosce, la Glenia Montella, l'Alba Marotta, erano donne che facevano epoca perché venivano ritenute emancipate. A un gruppo di poetesse in un periodo storico si riunì e fondarono una rivista che si chiamava Malvagia. Io non so se qualcuno ricorda questo periodo. Malvagia la dice lunga su quello che è il ruolo, no, Teresa, del rapporto delle donne nella letteratura. Quindi chiaramente io dico a Giovanni che è chiaro che non sapendo quello che c'è stato, già andando a Messina la situazione è diversa anche per l'arte, anche per quelli che sono i filoni e le linee guida. Comunque, in ogni caso, se mi permettete, caro Annuccio, credo che tu me lo concedi, poi chi vorrà potrà avvicinarsi e acquistare il libro magari autografato. Io devo fare concludere Enzo. Come ci dovremmo tornare stasera a casa? Da quello che abbiamo sentito da questi esiti, qual è il principio? Soprattutto rivolto senza nessuna divisione di genere, sia agli uomini che alle donne, anche se qui le donne sono in maggioranza. Bene, siamo alla fine. Intanto vi volevo ringraziare perché mi è piaciuto, perché sapete, per chi parla tante volte se si rende conto dell'attenzione vuol dire che c'è un coinvolgimento, un pathos che è importante, e di questo vi voglio ringraziare. Ed è anche un sabato pomeriggio festivissimo perché inizia il lungo ponte. Io sono stato bene, mi sono divertito, certo. Mi è piaciuto. Ha detto certo. Perché volevo trasmettervi le mie sensazioni quando ho letto questo libro, per questo non faccio lo sponsor, ma vi invito a comprarlo, perché credetemi, ogni pagina mi fermavo e la volevo rileggere, perché suscitava in me tanti di quegli interrogativi che secondo me questo deve fare un libro, di questo ti ringrazio, questo deve fare, perché oltre al discorso, perché ognuno di noi si rivede o rivive alcune emozioni dentro i libri, però chiedersi anche, per esempio non abbiamo parlato della società di quel tempo, che è stata cioè era bello leggere, vedere, cioè vedete rispecchiarsi anche le canzoni che c'erano scritte, il modo come si trasmettevano, fare scuola, gli esami di maturità, i rapporti diciamo interpersonali, ma poi c'è una parte con le lettere a Schopenhauer, le lettere sono bellissime che io non ho avuto il tempo di per questo invito a leggere con era responsabile perché questa povera addolorata, che le sue amiche erano tutte più sveglie di lei e tutte hanno avuto una vita felice, e la povera addolorata però però poi la mamma mi ha dato questo limiti di doni e quindi è stato diciamo una brutta fortuna, no? Grazie per quello che ci ha detto. Io volevo ringraziare voi, sì, Lucia, ringraziare le Muse, il nostro Apollo naturalmente, no? Che grazie. Poi naturalmente il dottore Nociti e la dottoressa Polimena, che è stata anche molto acuta, perché poi in realtà il dibattito si è animato così tanto che, come diceva la signora, ci siamo anche un po' distanti. Questo è un bel pubblico parlante. Ma poi ci siamo ritrovati, quindi questo è il fatto importante. Noi ringraziamo voi, ringraziamo l'editore Bruno Taverna di Merito TV che ha ripreso tutto l'evento e che naturalmente andrà nelle prossime settimane
andrà in televisione e noi concluderemo. Chi vorrà acquistare il libro, si erano preparati altri brani, Luigi Barbelli dell'Eleanza, facciamo un applauso che sono stati in questi giorni la parte musicale. Diceva prima Enzo, la bellezza di un'associazione è riuscire a coinvolgere tutti. Come vedete è stato un gioco di squadra. Ma magari possono fare l'ultima canzone. Lo preparando uno lei e uno lui, mentre la gente potrà parlare con te. E questo è stato un gioco di squadra. In queste serate ci hanno aiutato Santina Milardi, ci hanno aiutato Pierfilippo Bucca, ci hanno aiutato Francesco Rocotetta, mia sorella Rosaria, cioè tutti abbiamo lavorato per un fine comune. Per non parlare del lavoro che ho dato alla vice, che non è più, quando la chiamo dice quale libro mi devi dare, quindi